uno passa, che ne so, vede tu belle gambe. Ah, almeno quando ero piccolo io facevo a fantastica. Bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 20 bufere social che hanno colpito il nostro paese, ma serve qualche precisazione. Parliamo di una serie di eventi di diverso tipo e portata, scoperti dal web o venuti a galla sull'internet, che però poi hanno inglobato il dibattito dell'opinione pubblica, scatenando faide, screzi, insomma, le solite cose. A salire, questioni sempre più clamorose, controverse, imbarazzanti e a volte del tutto inspiegabili, e c'è pure una sorpresina dal passato quasi remoto, ma capirete presto di cosa parlo, cominciando subito da questa recentissima numero 20, il Pandoro di Chiara Ferragni. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Scandalo non recente, di più, e solo per questo in fondo alla classifica. Chiara Ferragni e l'azienda Balocco creano prodotti dolciari per Natale e l'incasso viene devoluto. No, sembra che venga devoluto in beneficenza. In realtà la donazione era già stata fatta a monte e quindi le vendite coprivano di fatto non la beneficenza, ma il cachet dell'influencer e l'investimento di Balocco. Storia analoga anche per le uova di Pasqua dell'influencer, condanna e multa salatissima, oltre che una sana figuraccia. Se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, si possono generare degli equivoci. Alla numero 19, Ciccio Gamer e l'evasione fiscale. Lo sanno che io sono una brava persona, lo sanno perfettamente e sanno che meccanismi ci sono in Italia. Ciccio Gamer 89, 3 milioni e mezzo di follower, denunciato dalla finanza perché avrebbe evaso circa 800.000 euro di tasse in 5 anni. A far scalpore è anche l'atteggiamento con cui si pone dinanzi alle accuse. Un vittimismo che ha deluso, oltre che i suoi critici, anche moltissimi fan, e che ha fomentato ancora di più la cosa e suscitato ulteriori critiche. Poco dopo, chiosa finale ed estemporanea, sembra pure esprimere simpatia per un lontano ventennio del passato, e lì è quasi ripartita tutta la giostra. Che dobbiamo fare? Non dobbiamo fare niente. Alla numero 18, gli advertisement di Burgess. A sollevare il caso è stata la stessa azienda, con un annuncio di lavoro su Facebook che ha scatenato l'ira della rete. Discutibili le campagne marketing di questa catena di hamburgerie milanesi, con Harvey Weinstein per San Valentino, battutacce sessiste su canali social da migliaia di follower, insomma, non proprio la sagra del politicamente corretto. Com'è che si dice? Nel bene o nel male purché se ne parli? Insomma, a seguito delle polemiche il marketing dell'azienda sembra decisamente cambiato e, almeno per ora, sembra aver lasciato perdere le provocazioni, ma qualcuno chiese anche la chiusura dell'azienda. Mi fa battere il cuore il risultato finale. Alla numero 17, la versione di Giulia L. Quando sono diventata mamma ho capito che conciliare le due cose sarebbe stato molto più difficile di quello che potessi pensare. Molte le accuse di violenza da parte della mamma cantante influencer scrittrice Giulia L. verso un suo ex, rivelatesi poi delle calunnie, e tali bugie sono risultate essere solo la punta dell'iceberg di molte altre invenzioni e ingigantimenti che proprio disperatamente mamma avrebbe raccontato per anni nei suoi contenuti online, nonché in alcuni libri bestseller, falsificando la realtà, che è una cosa che raramente viene gradita dalle persone che credono in te. Da sempre che mi chiedete di mettermi online su YouTube e dire cose da YouTuber. Alla numero 16, il caso di Mirko Scarcella. Quello che dice Mirko è vero o sono una marea di fregnacce? Questa inchiesta delle Iene ha smascherato su tutta la linea le fandonie decantate negli anni dal fenomeno di Instagram, a capo di una incredibile azienda marketing che, grazie a un algoritmo segreto, poteva indirizzare i traffici e creare fenomeni del web in 10 minuti, all'ovvio costo di migliaia e migliaia di euro. Il trucco per la bella vita da influencer? Jet privati last minute, scrocca e scappa agli eventi e soprattutto migliaia di follower bot da India, Pakistan e Brasile. Credo che adesso Scarcella sia un cripto guru, perché l'arte d'arrangiarsi non ha confini. Guarda, per me Scarcella è il dermatologo calvo che ha la pretesa di curarti la calvizie. È un ciarlatano. Alla numero 15, Francesco Sole. Io adoro WhatsApp.
Tanto tempo fa, nella prima era social del paese, questo personaggio divenne il Fabio Volo di internet. Ma presto, dietro quei numeri e a quel giovane di successo scoperto dal nulla, si scoprirono un bel po' di altarini. Il creator era solo una maschera, un personaggio progettato dall'agenzia comunicativa di DJ Francesco e Selvaggia Luccarelli, che inizialmente negò tutto e che poi fu combattuta a forza da praticamente tutta la community con l'hashtag Selvaggia non mentire. Oggi ha ancora 1 milione di follower, ma il suo sole si è decisamente eclissato. Il messaggio è che anche oggi in Italia si può credere nei sogni e nelle proprie passioni e realizzarle. Alla numero 14, le zinne di Arisa. Quando arriva la notte, è cominciato quando Arisa ha cambiato look, conscia di un fisico da pin-up e di una qualche consapevolezza nuova, vabbè non lo so, sono fatti suoi, e ha cominciato anche lei a postare foto del suo décolleté. Cosa c'è di scandaloso? Niente. Ma per qualcuno o sei una cantante o sei una bella ragazza, non puoi essere tutte e due le cose insieme, e quel qualcuno ci tiene a ricordarlo, a volte creando scandalo e aggiungendoci insulti e minacce. Mi sono detta che al mondo ci sono anche io e sono come sono. Alla numero 13, Instagram Sanremo, Chiara Ferragni e Amadeus. Anche la galleria, salutate in galleria! La sponsorship sanremese dell'influencer è risultata, per voce del Codacons, essere pratica commerciale scorretta e ha portato, tra l'altro, al conduttore Amadeus nel giro di una settimana 1,8 milioni di follower, che significano un botto di soldi, oltre che di pubblicità illecita, allo stesso Instagram. Sembrava tutto un po' troppo spontaneo, con la Ferragni lì sul palco e il suo cellulare, e infatti dietro c'era, come al solito, la solita questione dei piccioli. Neanche il bar di Guerre Stellari. Alla numero 12, Fedez al primo maggio. Sì o no? È una domanda semplice, sì o no? Prima entry per l'altra metà del cielo Ferragnez e una bruttissima figura per la Rai, sbugiardata con una telefonata resa virale proprio dal rapper. In occasione del concertone del primo maggio a Roma, a Fedez viene contestato il voler riportare alcune frasi pesantemente omofobe pronunciate da alcuni parlamentari, e i vertici si oppongono chiedendogli di adeguarsi a un sistema. La Rai non era nuova a censure, ma sto teatrino con Fedez ha riaperto le polemiche. E qual è questo sistema? Visto che non lo riconosco, mi rappresenti questo sistema? Alla numero 11, Gianluca Vacchi e i suoi domestici. C'è una multa tutte le volte che si dimenticano qualcosa. Il ricco ballerino, imprenditore, influencer ha deluso anche i suoi seguaci quando si sono diffusi pettegolezzi sul suo modo di trattare i dipendenti. Vacchi non solo li avrebbe umiliati in più occasioni con vari insulti, ma pure costretti a fermarsi fuori orario per fare i suoi post su TikTok. La causa, intentata da una sua ex golf per queste richieste e altre varianti del mobbing, è recentissima, e quindi la verità processuale chissà quando verrà fuori. E se io torno a casa mia e se vedo un muso lungo gli metto le mani addosso. Facciamo così. Alla numero 10, Id Jackal e la partita del cuore. Sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole. Aurora e Ciro dei The Jackal allontanati dall'hotel delle squadre che partecipavano alla partita benefica a seguito di una reazione esagerata di Ciro. Lui però rispondeva al direttore Pecchini, che aveva detto alla comica: tu non giocherai, sei una donna e le donne non giocano. Pecchini è poi stato invitato a dimettersi, ma Enrico Ruggeri ha contemporaneamente portato avanti una controcampagna che ci fa domandare perché abbia scelto di intervenire e non di star zitto. Mistero. Ci hanno cacciato, ci hanno impedito di entrare nell'hotel. Ma stiamo scherzando. Alla numero 9, il bullismo contro Marco Bellavia. Ma quindi ti meriti pure di essere bullizzato? Te lo meriti. L'ex volto di Bim Bum Bam e Forum entra al Grande Fratello VIP, confessa di essere depresso e appare evidentemente in difficoltà. In tutta risposta viene ostracizzato dagli altri concorrenti fino alla sua decisione di abbandonare la casa. La casa allora viene richiamata quasi all'unanimità e bacchettata in diretta da signorini, bacchettato dai vertici
del biscione, bacchettatissimi a loro volta da tutta la pioggia di critiche contro i protagonisti di questa bruttissima pagina televisiva. Non potevate certo aspettarvi una festa. Alla numero 8, Carlotta, la studentessa d'Italia. Carlotta viene anche proclamata alfiere del lavoro. La domanda in quel periodo era una sola: come ha fatto questa ragazza, miglior studentessa d'Italia e articoli dedicati su qualsiasi giornale, a laurearsi in medicina con così tanto anticipo e svolgendo nel frattempo 300 altre cose? È possibile senza raccomandazioni? A lamentarsi era solo l'invidia? Il caso è presto tornato sopito e sembra che non ci fosse nulla di irregolare, ma essere inquisita davvero fu quell'esigenza di primeggiare sugli altri e quel merito tanto esaltato da una certa opinione pubblica, quanto alla lunga tossico e deleterio. Cerco di organizzarmi al meglio, cerco di gestire il tempo nel migliore dei modi per fare tutto. Numero 7, il compleanno di Fedez al supermercato. Ma non capisco. La festa a sorpresa di Chiara Ferragni per suo marito fu immediatamente contestata come una delle mosse più cafone del decennio. Fedez, in un enorme supermarket di Milano, a sfasciare tutto, tra barattoli di sugo in pezzi e buste di insalata lanciate in aria. Indignazione immediata per questo primo vero svarione social della star, visto che fin dalle elementari ci insegnano che non si gioca col cibo né lo si spreca. Le sue giustificazioni successive, tipo tutto pagato e andrà in beneficenza, non sono servite granché. Una bella figata! Alla numero 6, Malika, la BMW e il Bulldog. Perché era un peso continuare a mentire e quindi non ce la facevo più, ero diventata più nervosa. La ragazza, cacciata di casa perché lesbica, è diventata beniamina di molti e la sua situazione ha convinto tantissimi a donarle un sacco di soldi. E lei, in tutta risposta, si è comprata una BMW e un cane di razza da almeno 2000 euro e qualcuno ha un po' storto il naso per questi investimenti considerati poco etici. Lungi dal riaprire il dibattito, che si è spento abbastanza in fretta, questo caso non ha sicuramente incoraggiato ulteriori simpatie verso le gare di solidarietà. Non ho più niente. Ho ricorso a denunciare. Alla numero 5, Morgan contro tutti. La tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Già in tempi non sospetti se ne uscì dicendo che il crack faceva bene, ma Morgan poi ne ha dette e fatte altre clamorose, che ci ricordiamo tutti, sempre suo malgrado, e sono poi rimbalzate freneticamente sui social. Un a caso? Che succede? Dov'è Bugo? Oppure la recentissima Chiahel contro X Factor e la sua lobby occulta di produttori, portata avanti letteralmente su una chat WhatsApp di nome Conferenza Stampa. E i suoi scleri per quando gli andò a fuoco la casa? Ecco, Marco Castoldi è un chiaro esempio di come i social possano scavarti la fossa. No, non ne sarei in grado. Sei troppo depresso per essere psicologo. Ambra, vai per piacere. Madonna mia. Se non volete che il fisco venga a bussare anche alla vostra porta, insieme al Kodakon, San Morgan e a un bulldog francese che guida una BMW di seconda mano, cliccate la campanella degli avvisi. Intanto però alla numero 4, le Iene e la Blue Whale. Dolore profondo della famiglia del giovane Igor May per questa morte assurda e crudele. Per molti mesi sinonimo di allarme e pericolo per i più giovani, la Blue Whale Challenge ha inaugurato il florido periodo dei misteri horror social, tipo Momo, la Dancing Serbian Lady, Teresa Fidalgo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, il programma Le Iene si occupò a lungo di questa sfida mortale in voga tra i teenager, ma fu poi rivelato che gli autori avevano gonfiato il fenomeno, decontestualizzando video, informazioni e travisando tutto per fare scandalo. Non il primo per le Iene e nemmeno l'ultimo. Perché la prevenzione e l'informazione giocano un ruolo fondamentale. Alla numero 3, Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ma invitalo! Ma invitalo, fallo venire qui! Il mondo intero ci ha invidiato questa telenovela, svoltasi tra talmente tanti talk show e post social da far venire la nausea. Dopo tipo un anno di peregrinazioni varie, svelato l'arcano. Nessun matrimonio in vista con Mark Caltagirone per la showgirl sarda. Era tutto una super truffa, una specie di giga catfish promozionale orchestrato insieme alle sue due agenti, di cui poi tutte e tre avevano perso le redini.
Comunque, quest'uomo non esisteva e lo sapevano tutti, tranne chi continuava a pagarne le ospitate. E i social, intanto, a memare. Marco Caltagirone, 54 anni, nato a... Roma. Esiste. Alla numero 2, non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid. Sappiamo tutti di cosa si tratta, certo che sì. Ne abbiamo avuto abbastanza, ancor più certo che sì, allora non c'è bisogno di dire altro. Buongiorno da Mondello. Oh, prima di svelare la nostra numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. L'aperitivo di Chiara Ferragni ad Alta Quota. Aperitivo in elicottero con tanto di tovaglia immacolata e calice di cristallo per un brindisi allestito su quel che resta dei sofferenti ghiacciai. Saolini e le parodie incomprese. I pitbull, gli amstaff, il cane corso e via dicendo, sono cani aggressivi nel DNA. L'arrivo di OnlyFans. Su OnlyFans non c'è pressoché censura e infatti la gran parte dei contenuti sono di nudo. Madame, Alessandra Amoroso e gli autografi. Se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male. Ah, e io queste cose non sono No. Mi dispiace. A Fantastica, ovvero Erfaina, spiega il catcalling. E mica ti ho detto vaffanculo brutto, c'è, ciao. E alla numero 1, io non pago affitto. Cato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Un terremoto concettuale ha sconvolto a un certo punto tutti gli italiani. Bello Figugù che in un colpo solo ha steso chiunque per diversi motivi con la sua hit Io non pago affitto. Parodia, gesto situazionista, provocazione, opera d'arte, rivendicazione sindacale, avanguardia trap, insulto alla musica, spregio al paese, inno in supporto ai migranti, nulla di tutto questo e tutto questo insieme. Quella canzone l'ha non solo sentita, ma commentata e credo cantata proprio chiunque, ognuno per un motivo diverso. Non pago affitto, non pago affitto, yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Piaciuta la nostra lista completamente a tema Italia? Sapete che ogni tanto ritornano.